seconda fila per Athos Dei Veltri e Art Mail. Rinuncia al lancio Antilla Pit. C'è lotta tra Arancia Jet, Albai DBL e Adrian Falu. All'interno cerca di rimanere in quota al Debarantor. Con Arancia Jet è respinto al DBL, ma all'interno al Debarantor è a largo Adrian Falu che insiste. L'errore per Albai DBL, mentre al Debarantor rientra ad Arancia Jet. Più indietro c'è l'errore anche per Artussama MMG. Si accoda terzo Adrian Falu. 400 metri velocissimi in 27,9. Ora però rallenta naturalmente il battistrada. La quarta posizione è per Ada delle Selve, a precedere Athos Dei Veltri e poi ancora Artussama MG e Antilla Pit. Ora è libero di graduare al Debarantor e infatti giunge al paletto di metà gara in 1 minuto e 4 decimi, quindi secondo quarto decisamente molto più lento. Avanza all'esterno Athos Dei Veltri che va al lato di Arancia Jet, poi c'è Adrian Falu davanti a Ada delle Selve. Con Athos Dei Veltri che insiste, non ha subito anticipo d'Arancia Jet, va ad impegnare il Debarantor. Poi Adrian Falu e Ada delle Selve che sposta dalla corda. I 1.200 in 1.29.2, si viaggia sul piede dell'1.14 con il Debarantor pressato da Athos Dei Veltri. Arancia Jet che ha spostato dalla corda per andare in terza ruota, rimane di dentro Adrian Falu. Poi Ada delle Selve, Arancia Jet incisiva a centropista. Mentre si getta di galoppo Athos Dei Veltri, è passata Arancia Jet nei confronti di Ada delle Selve e Debarantor, con Arancia Jet che nel finale va a concludere, a vincere con Filippo Monti davanti a Ada delle Selve e al Debarantor. 3-1-2, l'arrivo ufficioso della quarta di Capannelle, 1.59.1 sul mio cronometro, media di 1.14.4 per l'allieva di Eric Bondo. Colori della Nuova Alto Monferrato e la guida di Filippo Monti per la figlia di Marajà, che è scattata in terza rota ai 200 finali e ha preso il sopravvento.